Ci troviamo alla fiera di Carrara per Balnearia, salone espositivo dedicato agli stabilimenti balneari. Sta per iniziare alla Sala Michelangelo l'assemblea unitaria delle principali associazioni balneari italiane. Sono presenti il senatore Maurizio Gasparri e l'europarlamentare Carlo Fidanza. Dunque l'attenzione di Forza Italia nei confronti del problema degli imprenditori balneari è stata notevole. Adesso c'è il nuovo governo al lavoro e voi come vi comporterete? Noi abbiamo varato norme importanti per prorogare le concessioni fino al 2020, è stato un mio emendamento approvato un paio d'anni fa, però vogliamo una soluzione stabile e definitiva per valorizzare quelle che sono imprese fondamentali. Sono più di 300.000 gli addetti, perché poi le stime devono tener conto di tutto l'indotto, di tutto ciò che si muove intorno a questo settore balneare fondamentale. Revisione delle regole europee, normative definitive per consentire a questi imprenditori di investire, di acquisire gli impianti che gestiscono, sconfiggere la demagogia che anche quando si è discussa l'ultima legge di stabilità ha dilagato con la storia della vendita delle spiagge, quasi che si volesse fare un'opera di selvaggia aggressione ai nostri litorali. Nulla di tutto questo, quindi riteniamo che si debba ancora fare un'opera di informazione complessiva per evitare che passi un messaggio sbagliato. Nessuno vende le spiagge, vogliamo consentire ai titolari delle concessioni di diventare proprietari degli impianti che hanno loro realizzato, di avere certezza di durata nelle concessioni per evitare che una politica di investimenti, di presenza non sia garantita da una durata adeguata. Attendiamo anche il nuovo governo alla prova dei fatti, perché c'è una norma che è stata approvata nella legge di stabilità che dice che entro maggio si doveva dar luogo a una legislazione definitiva per il settore. Oramai siamo praticamente a marzo, febbraio si sta consumando, noi solleciteremo il nuovo governo, appena comincerà ad operare, ad attuare l'impegno della legge di stabilità. Il settore balneare ha bisogno di una risposta stabile, definitiva, sicura, che tra l'altro comporterebbe incassi per lo Stato, perché siamo di fronte a un paradosso. Siamo di fronte a normative che determinerebbero incassi, introiti per lo Stato e certezze per gli operatori e si butta la palla in tribuna per una demagogia inaccettabile. Per quanto riguarda l'Europa, non c'è pericolo che appunto si opponga a una decisione del genere? C'è sempre un contenzioso europeo. Noi ci auguriamo che l'Europa prenda atto con realismo del fatto che per paesi mediterranei le coste, le imprese balneari che si sviluppano sulle nostre coste hanno una specificità che va salvaguardata. Noi non vogliamo che si crei confusione, nessuno fa speculazioni, nessuno fa edificazioni abusive, quelle possono essere contrastate con le norme vigenti, ma la direttiva Bolkestein e altri principi vanno corretti. Le elezioni europee che sono imminenti, si svolgeranno alla fine di maggio, dovranno essere anche l'occasione per rafforzare chi in Europa ci va a testa alta per stracciare le direttive sbagliate, per tutelare le imprese giuste come le nostre imprese balneari. Una battaglia che anch'io ho fatto contro Monti, che era portatore di visioni astratte, io credo che si affermerà, e anche grazie alla battaglia delle imprese balneari si affermerà la giusta interpretazione, la giusta salvaguardia di questo settore. La Commissione europea ha acceso un faro anche sugli altri paesi che hanno, diciamo, sistemi non comparabili al nostro, che è unico, ma comunque che hanno un regime di concessioni per ad utilizzo turistico balneare, e stanno lavorando a livello di uffici della Commissione europea per arrivare nei prossimi mesi ad avere un approccio comune che riordini un po' la materia in tutti i diversi paesi interessati. Non si sa ancora sotto che forma, naturalmente dovremo vigilare, perché il rischio in questi casi è che ci sia un altro pronunciamento calato dall'alto che non vada assolutamente nella direzione che noi auspichiamo, quindi bisognerà essere molto vigili, bisognerà agire a tenaglia insieme al governo nazionale, che però nel frattempo sarà chiamato, e anche su questo bisognerà essere molto puntuali nel chiedere il rispetto di questa data, e a emanare un provvedimento di riordino entro la metà di maggio. È chiaro che queste due cose andranno necessariamente a combinarsi insieme, quindi lì bisognerà poi fare un'azione molto puntuale. Io spero anche che nel semestre di presidenza italiana all'Unione Europea, che scatta il 1° di luglio, non ci sia un approccio soft, semplicemente burocratico e di qualche taglio di nastro e qualche convegno, cosa che spetta tutti i paesi presidenti, ma che si utilizzi questo semestre anche per far valere alcuni interessi nazionali specifici a tutela e a difesa del lavoro italiano, come è il caso delle nostre imprese balneari. Ecco, appunto, il governo Renzi è stato appena nominato, secondo lei riuscirà comunque entro il 15 maggio a approfondire con le dovute maniere la materia del demanio marittimo?
A me sembra un tempo piuttosto ristretto, soprattutto considerando i condizionamenti che il Partito Democratico ha comunque messo in campo nel momento della legge di stabilità, che in parentesi un po' il paradosso di questa vicenda è che parlando con i funzionari della Commissione Europea loro avrebbero visto di buon occhio la chiusura di questa situazione con il processo di sdemanializzazione, però poi l'Italia ha deciso di non farlo e quindi la palla è tornata a casa nostra e quindi io sono un po' preoccupato di questo assetto, non sono così fiducioso che Renzi saprà dare una spinta nella giusta direzione, probabilmente non ci sono delle posizioni a prioristicamente contrarie all'interno del governo, ma non dimentichiamo che la maggioranza che sostiene Renzi è la stessa maggioranza che sosteneva Letta e anche all'interno del Partito Democratico le spinte che portarono all'epoca della legge di stabilità a bocciare la proposta di sdemanializzazione con annessa campagna che ricordiamo tutti, difficilmente cambierà segno nel caso di una nuova proposta. Il convegno è stato introdotto da Vincenzo Lardinelli, presidente di FIBA Confesercenti. E per discutere tutti insieme di quello che è e che vogliamo continuare a considerare il futuro di questa eccellenza italiana che noi rappresentiamo. Roberta Angelilli, vicepresidente del Parlamento europeo, è intervenuta durante l'assemblea via Skype, sottolineando che da parte della Commissione europea ci sono stati alcuni timidi segnali di apertura nei confronti delle imprese balneari. Ci sono stati due segnali. Il primo, lo scorso anno, il commissario Barnier è stato leggermente aperto in una riunione che abbiamo fatto a Strasburgo, c'era anche l'onorevole Fidanza, aperto e pronto a venire in Italia per parlare con gli operatori. Quello che invece a mio avviso è più interessante è stata la risposta nella Commissione Petizioni del Parlamento Europeo. La Commissione comprende, sottolineo il termine comprende perché è la prima volta che la Commissione comprende, comprende il problema delle imprese concessionarie delle spiagge. Il presidente di Assobalneari Confindustria Fabrizio Licordari si è rammaricato del calo di investimenti da parte delle imprese di spiaggia. Lo Stato con noi aveva siglato un contratto attraverso delle sue leggi. Sono bastate delle normative a noi lontane per cancellare questo contratto con velocità. È stato abrogato il diritto di insistenza dell'articolo 37 del codice della navigazione ed è stata abrogata la 88-2001 che tutti voi conoscete molto bene come la legge Baldini, che dava il rinnovo automatico per continuare a fare impresa. Secondo Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di CNA Balneatori. Il tuo Stato, il tuo governo, cosa pensa, che dice su questa questione? E questo è il vulnus, e questa è la ferita che abbiamo, e questo è l'aspetto che dobbiamo cercare di recuperare. E questo è il momento in cui dobbiamo imprimere l'azione sindacale per chiedere al governo, entro il 15 maggio, tempo in cui scade il termine per il riordino normativo stabilito all'interno della legge di stabilità, che ci sia questa definizione. Giorgio Mussoni, presidente di Osi Confartigianato. Noi vi diciamo che riteniamo che l'impresa debba morire quando il mercato la espelle e non con una data prefissata dalla politica o dalle leggi di qualsiasi Stato, sia pure europeo. Molto intenso anche l'intervento del presidente del sindacato italiano balneari, Riccardo Borgo. Teniamo duro perché noi abbiamo un obiettivo certo e alcune certezze. Le nostre imprese sono importanti per noi, ma sono importanti per il sistema economico italiano, sono importanti per il turismo italiano e di conseguenza noi abbiamo in mano un valore che non è solo quello delle nostre imprese e delle nostre famiglie, ma abbiamo un valore oggettivo che è il valore delle imprese, di 30.000 imprese che hanno saputo fare, sanno fare e sicuramente sapranno ancora fare turismo, ricettività, capacità e unicità. L'assemblea ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori balneari provenienti da tutta Italia. Ora la speranza delle associazioni è che il nuovo premier Matteo Renzi prenda in mano la questione e almeno comincia a risolverla entro il 15 maggio.